progetto sociale che coinvolge bambini, giovani, anziani e persone con disabilità nella creazione di un carro di carnevale inclusivo. Dall'acronimo di carro di carnevale inclusivo nasce la tecnica Carcarin adatta alle esigenze delle persone con abilità diverse per la creazione di un carro in cartapesta e la sua coreografia che lo accompagna in sfilata con coreografia e grafica realizzata dai laboratori inclusivi. Il Carcarin comunica un messaggio sociale e prevede il coinvolgimento di tutte le fasce della popolazione attraverso laboratori inclusivi, continuativi e diversificati sia negli istituti scolastici statali che in eventi aperti al pubblico. Nella città di Rivoli da settembre 2023 all'11 febbraio 2024 sono nate diverse collaborazioni volontarie tra privati cittadini, associazioni con interessi socioculturali, comitati di quartieri apolitici e istituti scolastici statali. Ogni collaborazione è nata dalle esigenze del laboratorio Carcarin che ha l'incarico di sviluppare piccoli componenti allegorici eseguiti nei laboratori che aderiscono e uniti tra loro, compongono il carro. L'11 febbraio 2024, durante il Carnevale di Rivoli, Torino prende vita il primo corteo di carnevale inclusivo d'Italia. Unico perché tutto è nuovo ed è stato creato da tante persone con abilità diverse. Il carro allegorico, le musiche inedite, la struttura adattativa montabile da persone con disabilità e la coreografia è composta da ballerini paralimpici. Il Carcarin, carro di carnevale inclusivo, avrà come tematica l'inclusione. Una coreografia di 200 persone con abilità diverse ed una voce narrante accompagnerà il corteo trasformando tutto in uno spettacolo di teatro itinerante. Le oltre 20.000 persone previste riceveranno un messaggio culturale. Messaggio che verrà esposto sul carro a mezzo di tecniche specifiche anche per le persone tra il pubblico che sono sorde, cieche o autistiche grazie a LIS, Braille e CA. Il pubblico diventa una parte attiva. Zone di sosta dedicate permettono il contatto diretto con il carro e i metodi di linguaggio realizzano la comunicazione allargata. Il pubblico intero è chiamato a reagire e sognare, viaggiare ed emozionarsi. Soggetti e collaborazioni. Il progetto nasce nella primavera del 2023 da un gruppo di genitori che maturano l'idea di realizzare un carro allegorico con i loro figli di 8 anni coinvolgendo i nonni ed alcune persone con disabilità amiche della comitiva. L'esigenza di trovare un locale porta alla collaborazione con il Comitato di Quartiere Piazza Repubblica e dintorni. Assicurare gli eventi, creare una contabilità trasparente ed offrire ad altre persone di collaborare ai laboratori genera la stesura del progetto da parte di due associazioni senza scopo di lucro. Senza Limiti, società sportiva che da statuto cura attività ludiche e sportive per persone diversamente abili, la quale contabilizza le donazioni e compra i materiali per la creazione del carro. FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che con Unipol assicura biciclette, carrozzine e figuranti del corteo. L'eco mediatico e il passaparola tra bambini, giovani, anziani e persone disabili fa crescere le adesioni e il laboratorio Carcarin entra nella programmazione delle attività del Comitato di Quartiere Piazza Repubblica e dintorni che dall'ottobre 2023 ogni venerdì sera nell'ambito delle serate Stare Insieme offre spazio pubblico ai laboratori. Il valore sociale del progetto convince le realtà scolastiche e sociali del territorio. Il direttivo del Comitato di Quartiere Piazza Repubblica e dintorni contribuisce finanziariamente con una donazione liberale che rende il comitato principale sostenitore del progetto. Carcarin ed i suoi volontari si prestano a collaborare attivamente per la realizzazione del carro e delle coreografie. Le scuole statali di Rivoli valutano e partecipano per competenze al progetto con laboratori scolastici ed inclusivi. Istituto Comprensivo Statale Pigobetti. Scuola primaria Walt Disney forma il coro con classi inclusive che a scuola impara il ritornello dell'inedito brano musicale scritto e pensato per il progetto Il Viaggio di Ettore e durante il Carnevale di Rivoli si esibisce in sfilata intonandolo. Istituto Comprensivo Primo Levi. La scuola primaria Freinet e un suo alunno ha realizzato il disegno che si è trasformato in bozzetto che è poi diventato il modello del carro in sfilata. Coro di voci bianche della coreografia. La scuola secondaria di primo grado classe 12 con un orientamento verso l'educazione civica ha esibito insieme a persone con disabilità ed anziani del Lab Carcarin un componente fondamentale del carro,
Seguendo le regole dell'inclusione, ha realizzato le ali del razzo quale elemento principale del carro. In punto a punto i punto piriboli. Istituto professionale che ha eseguito in laboratorio il sistema di messa in sicurezza ed interruzione della corrente elettrica del carro allegorico come disposizioni vigenti. IS Giulio Natta. Esegue parte dei vestiti da sfilata con grafica e tecnica creata dagli studenti in laboratori squaltisci inclusivi. Area 51 Ondus Cooperativa Sociale. Include i propri ospiti con disabilità nei laboratori di creazione del carro in cartapesta e si adopera alla distribuzione di materiale informativo. Coronos Cooperativa Sociale. Persone con disabilità realizzano braccialetti e copricapo da sfilata per il gruppo di tutti i bambini in corteo. Cuori Blu. Associazione di genitori con bimbi autistici che insieme ai figli eseguono. Colorazione delle sponde del rimorchio del carro del colore blu, quale colore simbolo dell'autismo. I cartelloni dei messaggi CA comunicazione aumentativa alternativa che offrono il messaggio del carro a chi ha necessità particolari tra il pubblico. Oratorio della parrocchia Santa Maria della Stella di Rivoli. Un gruppo di 100 bambini e i loro giovani animatori realizzano accessori da sfilata e la colorazione di alcune parti allegoriche del carro. Offriranno inoltre una coreografia inclusiva tra bambini e persone disabili delle varie associazioni integrate nel corteo. Oratorio Don Bosco di Rivoli. Cura la coreografia in movimento dell'intero corteo e la comunicazione del messaggio e la sua tematica per tutta la durata della sfilata. Prove generali ogni venerdì sera dalle 20.30 alle 23.30. ASDOASI Latina di Rivoli. Scuola di ballo che perfeziona passaggi di danza da cornice ai ballerini paralimpici. Università delle Tre Età di Rivoli. Attraverso le varie lezioni specifiche il suo studente Giuseppe Lombardo, classe 54, è la voce fuori campo che spiega l'evoluzione della coreografia trasformando la sfilata in uno spettacolo di teatro itinerante per veicolare al meglio il messaggio sociale che il carro intende offrire. ASNE Nazionale Alpini, sezione Torino, gruppo Rivoli. Un servizio di collaborazione e sorveglianza in diretta al corteo solidale. Una passeggiata volta al sostegno di figuranti che hanno esigenze particolari che nel tipico cappello alpino riconoscono persone di cui fidarsi. Inoltre il cappello alpino con la sua penna nera rappresenta la testimonianza dei legami umani, dei valori e dello spirito di servizio degli alpini ed offre al pubblico in modo chiaro un sano momento fatto di serietà ed attenzione sociale. FIDAS Donatori Sangue di Rivoli. Donatori di sangue e volontari FIDAS con mascotte a forma di cuore dal nome Gocciolino che offriranno al pubblico un messaggio d'amore e certa qualità unita all'assistenza in diretta alle persone fragili che sarà un ulteriore impegno. Comitato di quartiere di Rivoli San Paolo. Comitato apolitico che ha decorato il mappamodo quale elemento del carro ed ha strutturato un laboratorio di cucito solidale che realizza i vestiti per la sfilata. Un laboratorio che integra donne ipovedenti che vengono assistite quando necessario da sarte guida. Il modello di vestito da sfilata è un mantello con stoffa blu notte e cielo stellato, tipo presepe, con fiocco di colori vari. Il mantello permette a chiunque di esibire sulla parte scoperta del petto il proprio logo d'appartenenza associativa. 10 euro per il mantello compresa l'assicurazione per la giornata che è obbligatoria e viene garantita da FIAB che emette regolare ricevuta. Per prenotarlo, carnevaleinclusivo@gmail.com. Le associazioni solidali o inclusive che sono interessate possono chiamare al cellulare del referente del progetto Mauro 3287346836. Obiettivi e fiannita. Tecnica di creazione figure in cartapesta semplice, replicabile, innovativa, adattata ed inclusiva definita Carcarin. Collaborazione tra persone disabili, studenti ed anziani. Realizzazione di un carro allegorico di carnevale inclusivo.